Ciao a tutti, oggi nella puntata del canale Workout HD parleremo dell'allenamento addominale. Non solo illustreremo alcuni esercizi, però daremo alcune delucidazioni in merito a questo importante muscolo. Il muscolo addominale è importantissimo non solo a livello estetico ma anche a livello funzionale, perché avere un baricentro, un addome solido garantisce una corretta meccanica respiratoria e un'adeguata postura. Le inserzioni muscolari, spesso le asimmetrie, quelle sono dovute ad un fattore prettamente genetico. Adesso andremo in sala e illustreremo un circuito. Solitamente capita di suddividere i muscoli degli addominali in addominale alto e addominale basso. In realtà il retto dell'addome è un unico muscolo che parte dallo sterno alla zona pubica. Si suddivide in fibre resistenti, mediamente al 50%, il 50% fibre veloci. Quindi faremo un circuito intenso che illustrerò brevemente la dinamica di alcuni esercizi. Andiamo in sala, vi faccio vedere tutto il circuito. Cominciamo col circuito facendo 20 sit-up. Eseguiremo l'elevazione gambe e completeremo col plank. In ogni esercizio, l'ultima ripetizione, la ventesima, tratterremo in isometria almeno una decina di secondi. Incominciamo. Vediamo, elevazione gambe, sempre 20, aderenti allo schienale, 1, non completiamo, 2. Isometria. Completiamo esercizio sempre col plank. Attenzione! Ok, allora, importanti alcune regole per quanto riguarda l'allenamento dell'addominale. L'allenamento dell'addominale non è solo quantitativo, ma è bene concentrarsi sulla qualità di quello che si fa. La cosa più importante, non smetterò mai di dirlo, gli addominali si fanno a tavola, sempre, perché una corretta alimentazione porterà a una parete addominale tonica. È inutile fare 5.000 addominali al giorno senza curare l'alimentazione. Anche perché il baricentro o comunque gli addominali, nello specifico, sono sollecitati in praticamente tutti gli esercizi. Curl, pettorali, spinte, sono continuamente in tensione, essendo comunque dei muscoli stabilizzatori, sono sinergici in praticamente tutti i movimenti. Quindi quando li sollecitiamo, curiamo la qualità degli esercizi e curiamo soprattutto la nostra alimentazione. Un'altra precisazione che ci tenevo a fare riguardante gli addominali è il side bend, ovvero le torsioni col bastone. Spesso viene fatto questo esercizio
pensando di snellire il punto vita. In realtà questa è solo una sensazione interna. Noi pensiamo di eseguire questo esercizio pensando di snellire il punto vita. In realtà non funziona così, perché non ha funzioni biomeccaniche questo esercizio, anzi, se abbiamo problemi come discopatia, ernie, tende ad aggravare una situazione delicata. Spesso capita di vedere il side bend, cioè la torsione del busto libero con la bacchetta, ma capita spesso di vederlo anche con pesi notevoli, cioè con i 20, con i 18, sempre pensando di snellire il punto vita. In realtà non stiamo snellendo il punto vita, ma lo stiamo spessendo. Quindi ragazzi, evitate il side bend e concentratevi su esercizi molto più semplici. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, è un circuito semplice e intenso, fatto di qualità e intensità. Occhio a evitare errori che capita di vedere spesso in sala. Evitate il side bend, evitate grossi carichi laterali ai fianchi e curate l'alimentazione, perché comunque è la parte preponderante, la parte fondamentale che vi darà un addome solido e tonico. Ci vediamo alla prossima puntata. Se vi è piaciuto, mettete un pollice all'insù, iscrivetevi e continuateci a seguire al nostro canale. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, ricaricate.